professore. Paolo, tanto piacere. Guarda, facciamo, no, sai che facciamo? Una cosa buffa, vieni qua. Mettiti qua davanti. Vieni, siediti qua. Così. Bella, però, bella. Questa è la coscienza. Sì, sì. E intanto nel libro c'è la coscienza. Certo. Benvenuti e benvenuti, siamo qui in un altro episodio di Intraviste e siamo qui con, qui c'è scritto e qui si vede Paolo Bonolis, ma è anche dietro di me. Ciao Paolo. Ciao. È bellissimo averti qui come coscienza. Parliamo di Notte Fonda. Come coscienza perché? Perché Notte Fonda è un libro, un dialogo, dove c'è un lui e una lei, il lui sei tu e la lei è appunto la tua coscienza. Coscienza. Sono stato bravo fin qua? Infatti ce l'avevo dietro le spalle, esattamente come te questa coscienza, e continuava a rimbrottarmi su ogni cosa che pensavo. Okay. E mi diceva, sei proprio sicuro che, ma non sarebbe invece che, non sarebbe meglio se, ma non hai pensato che, e così funziona il meccanismo dei miei ragionamenti. E quindi tu in questo libro sei andato a racchiuderlo, e mi piace a un certo punto il libro dove tu parli di leggerezza. Ah. Partendo dall'etimologia fai la metafora della mongolfiera, che bisogna togliere peso per salire. Tu hai definito la leggerezza da Fabio Fazio l'antibiotico della vita. Io volevo chiederti, Paolo Bonolis, come sei riuscito tu a somministrartelo questo farmaco? Grazie all'educazione che ho ricevuto. Mio padre mi ha cresciuto così, mia madre mi ha cresciuto così. Siamo cresciuti rendendoci conto che le cose nella vita accadono, ma se le tratti con una certa leggerezza perdono il peso specifico della loro ingombranza e quindi riesci a eliminarle prima o a sopportarle meglio. Ok, e quindi praticamente togliendo peso si sale pian piano, anche se quel peso ci deve essere. Togliendo peso si cammina meglio, ecco, insomma, diciamo che quello che porti poi nello zaino è meno gravoso rispetto al dargli troppo peso. Vedi, ogni cosa, secondo me, ha un peso oggettivo e un peso soggettivo. Quello oggettivo è la difficoltà che stai affrontando in quel momento, quello soggettivo è tutta la maldisposizione mentale e spirituale che ci metti te. E talvolta il peso soggettivo è talmente superiore a quello oggettivo da rendere la situazione insopportabile, anche perché è un progetto interiore di insopportabilità. Togliendo quello, per quanto è possibile, si riduce la massa del problema. È bello averti qua, perché questa cosa l'acquisivo anch'io come mia coscienza. Certo. Dici così. L'importante è che sia sempre alle spalle. Esattamente. Senti Paolo, Notte Fonda, questo libro è ambientato tutto di notte, una notte, questo dialogo dopo una pericena. È bello perché a un certo punto tu dici, c'è un punto della notte talmente fonda che si fonde quasi col mattino dove smette quel brusio della città. C'è quel silenzio, la notte, tu dici, la parte più bella della nostra giornata la passiamo dormendo. Tu hai scritto questo libro di notte, è un exploit di pensieri, ma forse è tutto collegabile, cioè rifaccio una metafora, la notte è l'unico momento in cui noi fermiamo il nostro brusio che viviamo tutto il giorno e ci fermiamo davvero a pensare, cioè è un caso che tu l'abbia ambientato di notte o è tutto collegato? No, non è un caso, è perfettamente collegato, nel senso che di notte la giostra si ferma e in qualche modo ti rendi conto se hai fatto troppi giri, se stai girando al contrario, se hai pagato quello per salire, se te ne piace qualcun'altra. Insomma, fatto sta che di notte il rumore giustamente si attenua e i pensieri iniziano a farsi sentire, quelli che hai accumulato nel corso della giornata, quelli che hai accumulato nel corso della vita, riesci a cucirli insieme come non potresti probabilmente di giorno. Non per niente credo, io non sono uno scrittore, ma gli scrittori tendono a vivere fasi di assoluto isolamento nel momento in cui stendono un racconto, un saggio, quel che sia, perché il silenzio è il conforto migliore per poter ascoltare se stessi. Infatti c'è una famosa frase che ho sentito da Paolo Crepè che dice proprio il coraggio è quello delle 3 del mattino, perché alle 3 del mattino sei solo, da solo lì e i tuoi pensieri rimbombano. Certo. Quegli esseri che si nutrono di attenzione di notte hanno tutta la tua attenzione. Senza dubbio. E adesso Paolo, io ti provo a provocare, anche se è difficile con un oratore come te. Tu attento che sono alle spalle, potrei sempre accoltellarti. Tu dici nel libro, nella postfazione, proprio dici, io metterei una legge, una norma, che vieti l'utilizzo di cellulari minori di 16 anni. No, l'utilizzo dello smartphone. Dello smartphone. Che è differente. Beh, giusto, perché tu hai un Nokia? Io ho un Nokia, questo qua, ti interessa. Quello che rompe il pavimento. Ah no! Questo è un Nokia, questo è un telefono. È un telefono, capisci? Cioè, credo che sia l'utilizzo primigenio di questo apparecchio, quello di poter telefonare senza fermarsi a una cabina, esatto, o cercare un muro dove ce ne fosse attaccato uno, no? Ecco. E poi lo fa. Poi a questo ci hanno attaccato tutti i giocarelli possibili e immaginabili, esatto, al punto che non ti guardi più attorno e guardi sempre questo. E per un ragazzo che cresce è disturbante. È disturbante. E io ti chiedo, qua volevo provocarti, volevo chiederti,
E se invece di vietare lo smartphone si trattasse questa cosa proprio come una materia, nel senso noi studiamo la storia per non ricommettere gli errori del passato, e se studiassimo queste cose qui per non commettere errori in futuro? Che cosa cambia? Io non ti dico che non devi avere un mondo digitale futuro a disposizione, ti dico solo che noi non siamo digitali, noi siamo analogici. Quindi, avendo sviluppato una natura biologica che abbiamo impiegato millenni a confezionare, in quasi tutte le sue possibilità di competenze, poi addentrarci in un mondo digitale che probabilmente farà parte del nostro futuro. Quindi non una natura sola che ne sopprime un'altra, ma due nature che hanno il diritto e il dovere e la possibilità di svilupparsi entrambe. La natura analogica tende a svilupparsi fondamentalmente nella fase della crescita e dell'adolescenza, no? Se la contamini subito di digitalizzazione, si atrofizza e scompare. Molte competenze che ci appartengono e che ci aiutano nell'esistenza vengono eliminate, il che vuol dire che a un certo punto rimani solo digitale. E se per caso questa digitalizzazione te la togliessero all'improvviso, saresti un animale spaurito nel nulla e nel buio. Come lì ti cagheresti sotto. E lì sei fottuto, amico mio. È detta così. Sei fottuto. È verissimo. Paolo, l'ultimissima domanda devo farla, purtroppo, e per fortuna io e te condividiamo una passione, che è l'Inter. E tu lo sai che su Twitter ti hanno dato la carica di presidente dell'Inter per le tue dichiarazioni spesso. Oh cazzo, non lo sapevo questo. Ti do questa notizia. Su dove? Su Twitter. Non frequento. Senti, volevo chiederti, ci crediamo ancora a questo scudetto o no? Ma è giusto crederci, è ciò che rende piacevole poi guardare un incontro, una partita e seguire un campionato. Se smetti di credere in qualcosa di così meravigliosamente futile come il calcio, e poi che ti rimane da fare il fine settimana? Almeno tu c'hai tante cose da fare, sei giovane ancora, io molte le ho già fatte, altre soprattutto vorrei farle ma non ce la faccio più, quindi mi rimangono poche cose, quindi devo crederci. Credo che sia molto complicato, perché il vantaggio è tanto dell'altra squadra, del Napoli, è una squadra che ha una splendida rosa, un grandissimo allenatore, ha tante possibilità di variazione del gioco, a dispetto nostro che abbiamo un grande allenatore, una grande rosa, ma giocatori tutti sovrapponibili. E io ti ho citato l'Inter sia perché siamo interisti, sia perché nel libro a un certo punto c'è un bel passaggio dove si parla del tifo e dello stadio. Ti è piaciuto quello? Mi è piaciuto. Che lì mi è colpito. E quindi dico, in che senso? Se volete, lo scoprite qui dentro in Notte Fonda di Paolo Bonolis. Paolo, grazie ancora. Grazie mille. Grazie per questa intervista. Finisce un'altra puntata di interviste su Radio FSC Unimore, la radio. Cosa ti ha insegnato questa puntata? Mi ha insegnato che lo smartphone... No, guardati alle spalle sempre. Paolo Bonolis, signori. Grazie ciao, mille. Ciao, grazie a te.